Oggi recensiamo il re dei potatori telescopici. Ciao, io sono Francesco, giardiniere potatore certificato e oggi andiamo a vedere nel dettaglio questo potatore della Pellenc, il più utilizzato tra i potatori professionisti, specie nell'ambito dell'olivicoltura. E quindi andiamo insieme a rispondere a quelle che sono le domande che un po' chiunque si fa prima di acquistare un attrezzo del genere. È leggero? Sì, è molto leggero grazie ai materiali leggeri come la fibra di carbonio e la parte interna in alluminio, in lega d'alluminio. Quindi è ottima leggerezza. Per quanto riguarda la batteria, anch'essa è leggera, non pesa, soprattutto grazie all'ergonomia che la rende veramente comoda anche dopo una giornata di lavoro. È capitato spesso io e Davide che abbiamo utilizzato tutto il giorno il potatore, specie in trasferta, e diciamo che si lavora comodamente, alla sera non si è stanchi, non ci è pesato utilizzarlo tutto il giorno. Parlando di bilanciamento dei pesi, Pellenc ha fatto un ottimo lavoro perché hanno spostato il serbatoio dell'olio sulla base, così da non avere troppo peso in testa, in modo tale che anche allungandolo al massimo e lavorando inclinati non c'è tanto peso sulla testa di taglio, insomma. E tutto sommato, anche complessivamente, appunto, grazie ai materiali è molto leggero, e quindi sì, è veramente leggero e soprattutto c'è una distribuzione dei pesi che ci consente di lavorare a lungo e senza fatica, cosa che non troviamo su molti altri invece potatori di altre marche. È potente? Sì, è potente, non dovrei aggiungere in realtà altro, però è molto potente, l'ho potuto testare in diverse condizioni e l'ho usato anche per fare tagli molto molto grossi, dove addirittura a volte sono andato a tagliare diametri che superavano di molto la lunghezza della barra, quindi tagliando sia da un lato che poi dall'altro. Con un potatore poco potente questo sicuramente sarebbe impossibile. Tagliare diametri equivalenti alla lunghezza della barra non c'è alcun problema. Non abbiamo mai riscontrato difficoltà carenze di potenza. Non mi sento di aggiungere altro, potenza di sicuro ne ha più che a sufficienza. Quanto dura la batteria? La batteria in questo caso è una 750 e diciamo che per l'esperienza che ho avuto io varia un po' in base al lavoro che si fa, ovviamente, ma anche facendo solo tagli grossi si riesce a lavorare quantomeno una giornata e un po'. Facendo invece tagli misti un po' grandi, un po' piccoli, si fanno anche 2-3 giornate. La durata della batteria quindi è più che soddisfacente. A volte ci è capitato addirittura di andare in trasferta e tra un giorno e l'altro non caricarla perché magari era rimasta ancora al 70%, quindi avevamo la certezza di fare tranquillamente tutto il giorno dopo, e poi l'ho riutilizzata di nuovo quando sono arrivato a casa al terzo giorno e non mi sono mai trovato in tutta la stagione in difficoltà, non mi sono mai trovato a dover né finire né tantomeno arrivare vicino a una carica bassa, perché sono sempre rimasto minimo sul 30%. Tra l'altro la batteria è molto intelligente perché dopo che non viene utilizzata per un tot di tempo, che mi sembra 2 settimane, qualcosa del genere, praticamente va in uno stato di protezione dove praticamente si scarica fino ad arrivare al 20% e mantiene questa carica, così facendo si preserva la batteria e può rimanere in questo stato, se non erro, per addirittura 1 anno e mezzo. Quindi è una batteria molto molto intelligente, oltre che performante. Come funziona? Allora, anche qui abbiamo una grande attenzione nei dettagli. Infatti
Spellenk ad esempio ha messo due tasti per l'accensione sulla batteria e infatti possiamo accenderla con molta facilità da un tasto nella parte bassa, senza bisogno di fare cose strane, semplicemente col pollice riusciamo a premere il tasto e si accende. Ci sono altre accortezze che rendono molto pratico questo attrezzo, ad esempio la possibilità di sganciarci rapidamente con lo sgancio rapido e riagganciarci altrettanto rapidamente. Una volta diciamo armata la batteria, per il primo taglio dovremmo fare una procedura che ci consente di far andare l'olio dal serbatoio alla catena, in modo che il primo taglio non avvenga secco, in modo che anche la barra e la catena si usurino il meno possibile. Per fare questo semplicemente bisogna tenere premuto il grilletto che attiva la lama e partirà questa procedura. Il taglio è molto semplice da effettuare, abbiamo questa sicurezza che però è una doppia sicurezza, perché non basta premerla e poi premere il grilletto sottostante, ma proprio per un fattore di maggior sicurezza bisogna fare un doppio clic del grilletto. Se non facciamo il doppio clic non parte. Ovviamente fatto la prima volta, se stiamo lavorando quasi continuamente, quindi passeranno pochi secondi tra un taglio e l'altro, non servirà tutte le volte ricliccare due volte. Abbiamo un comando on off, secondo me è una scelta abbastanza azzeccata in questo caso, perché dovendolo utilizzare molto questo attrezzo, il fatto di dover cliccare poco ci affatica meno la mano. Chiaramente un potatore con il comando graduale può essere più preciso in alcune circostanze. Un'idea potrebbe essere quella di dare la doppia possibilità, quindi se vogliamo iniziare a trovare un difetto potrebbe essere questo, in questo caso, che manca la possibilità di giocarcela in modo proporzionale, quindi non possiamo decidere con che velocità va la lama, ma abbiamo solo on off. Io mi sono trovato comunque benissimo e secondo me, appunto, dovendolo utilizzare molto, è la scelta più azzeccata. Per quanto riguarda l'olio, semplicissimo, lo possiamo riporre nel suo serbatoio e abbiamo il vantaggio che il serbatoio è trasparente, quindi vediamo benissimo a che punto è l'olio. Molto interessante il brevetto Pellenk per quanto riguarda la parte della barra, dove non dobbiamo utilizzare alcun attrezzo per smontarla. Infatti, grazie a questo sistema possiamo tranquillamente aprire e chiudere per regolare la catena che va in tensione in modo automatico grazie a una molla, ma possiamo anche aprire, ora vedrete sarà sporco dentro perché l'ho utilizzato, va bene, meno tanto, e grazie a questo brevetto riusciamo a sganciare, agganciare molto rapidamente la barra in modo da poter fare cambi di catena rapidissimi. Anche richiudere risulta molto semplice perché non c'è modo di sbagliare. Tra l'altro ho notato che la catena rimane ben tensionata a lungo, quindi non capita che si molli spesso. A volte mi è capitato di lavorarci anche mezza giornata senza doverla mai regolare. Quindi veramente molto efficiente e devo dire che anche il taglio è molto preciso e molto fine, quindi si riesce a fare un lavoro molto preciso. Abbiamo anche la possibilità di, oltre che ovviamente allungare l'asta, di regolare l'inclinazione della testa, svitando semplicemente questa manopola possiamo regolare l'inclinazione. A volte questo è fondamentale perché se si va a fare un taglio molto in alto, inclinandolo riusciamo a eseguire meglio il taglio, quindi questa è una cosa essenziale e fortunatamente l'abbiamo a disposizione su questa macchina. Quanto costa? Allora, i prezzi dipendono molto dall'allestimento che prendete. Abbiamo due diverse lunghezze disponibili, abbiamo diversi tipi di batterie, comunque possiamo dire che mediamente saremo all'incirca intorno ai 3.000 euro. Poi si varia di diverse centinaia di euro appunto in base all'accoppiata che scegliete.
e a un prezzo in linea, diciamo, con le concorrenti di mercato, però considerando che è un po' il punto di riferimento, secondo me li vale tutti. Difetti? Allora, difetti ne abbiamo veramente pochi. Come abbiamo visto, potremmo definire difetto il fatto che il comando del gas, diciamo, quello che ci permette di azionare la catena, non è regolabile, non è progressivo. Potrebbe essere interessante magari nei modelli successivi avere l'opportunità di decidere se averlo on off o progressivo. Questo potrebbe essere utile in determinate situazioni, anche se al 95% conviene usarlo on off, proprio per evitare di tutte le volte dover schiacciare molto il grilletto, e così si ha un taglio più immediato e veloce senza faticare la mano. Un altro piccolo difetto che ho riscontrato è il fatto che quando andiamo ad allungare l'asta, praticamente c'è una molla che la ritira indietro, quindi è un po' scomodo perché dobbiamo utilizzare per forza due mani e tenerlo in tensione, sennò questo torna indietro. Io semplicemente utilizzo l'uncino, lo fermo in un ramo, lo tiro e lo fisso, quindi è un problema abbastanza facilmente risolvibile. Però se dobbiamo andare a cercare i peli nell'uovo, questo è uno di quei casi, ecco, direi nient'altro. Alternative? Allora, alternative, secondo me ha senso, se vogliamo spendere poco, andare su modelli economici, però se vogliamo avere il top, secondo me, a meno che non troviate una super offerta, conviene investire bene i soldi con una macchina del genere che vi dà tutte le garanzie, tutta l'assistenza di Pellenc e soprattutto è una macchina iper professionale e curata nei dettagli come questa. Quindi diciamo che alternative vere e proprie a questa, nel senso che ci sono alternative ma valide come questa, direi di no. Quindi secondo me, se la fascia di prezzo è questa, io non avrei dubbi e prenderei sempre questo, a meno che non trovate uno sconto del 50% su un'altra marca, allora dite vabbè, risparmio magari 1000 euro, 1500, allora inizia ad avere un senso. Ma se dovete spendere più o meno come questa macchina, andate sul sicuro con questa, e è il migliore investimento che possiate fare, secondo me. A chi lo consigli? Lo consiglio sicuramente ai professionisti o a chi comunque vuole avere il massimo, a chi ha molti olivi, a chi deve fare molte riforme, sicuramente a chi ci deve lavorare lo consiglio per forza. Poi chiaro, un hobbista magari che ha diverse centinaia di olivi gli toglie un sacco di fatica, è chiaro che è un costo che si ammortizza nel tempo, però insomma bisogna valutare un po' il contesto. Sicuramente lo consiglio ai professionisti, perché così facendo si riducono i tempi di lavoro, non si fa fatica e si ha un attrezzo affidabile e performante nel tempo. Conclusioni. Ok, penso di avervi detto tutto riguardo questo potatore, poi se vi servono altre informazioni provate a scrivermi nei commenti, cercherò di rispondervi. Ci tengo a precisare che, come per tutte le recensioni che faccio, sono stato estremamente sincero e sfido chiunque a dimostrare il contrario delle cose che vi ho detto in questa recensione. Quindi io faccio le recensioni per darvi dei consigli giusti, punto. Detto questo, ci vediamo ai prossimi video. Ciao a tutti, ciao!